Anche la dottoressa Enrichetta Maltese, dirigente del primo circolo didattico di Favara, dopo il commiato fatto lo scorso lunedì 27 giugno con il collegio di istituto, ha voluto nel pomeriggio di ieri incontrare diverse personalità del mondo scolastico e non solo della nostra provincia. Al primo piano della scuola di via Bersagliere Urso erano presenti, oltre che numerosi amici, anche giornalisti, personale della scuola di Ravanusa, dove la dirigente maltese ha coordinato prima di guidare la scuola di Favara, ex amministratori, chiesa e personale della stessa scuola. Forte il legame instaurato in questi anni dalla dirigente maltese con la comunità locale. Nonostante il suo pensionamento, Enrichetta Maltese continuerà ad assicurare il suo impegno a favore della legalità, cultura e sviluppo sociale della città. Un video poi realizzato da Gaetano e Michele Scorsone ha proiettato delle bellissime immagini della maltese e frasi che ognuno di noi ha voluto dedicarle. La serata si è poi conclusa con una cena che la dirigente ha voluto offrire ai suoi ospiti. Nove lustri hanno cambiato profondamente il sistema scolastico italiano, in meglio o in peggio secondo lei? Ma il sistema scolastico italiano si è complicato parecchio. La scuola del primo ciclo ha subito danni dovuti ai tagli al personale, dovuti anche al cambiamento che la società ha vissuto. La fortuna della scuola secondo me è una sola, quella di avere insegnanti che credono nel loro lavoro, che lavorano con passione, che hanno la grande capacità di adattarsi ai cambiamenti. Lei comunque non lascerà i bambini perché ce n'è uno in arrivo, quindi farà la nonna a tempo pieno. Io non lascerò i bambini, vabbè, io intanto penso che col cuore e con la mente non lascerò mai la scuola, perché veda, quando si vive una vita e affrontando un lavoro che non fai solo perché devi lavorare, fai un lavoro perché lo ami, io ritengo che non si lasci mai, specialmente quando poi nell'ambiente di lavoro, e non solo in questo, hai lasciato affetti oltre che rapporti professionali. E quindi non mi sembra che io lascerò la scuola, e mi sembra che potrò vedere la scuola un po' più dall'esterno, e sicuramente il nipotino di cui si faceva cenno mi riempirà le giornate, sicuramente sì.